La presenza di due padri da qui della diocesi di Reggio Emilia, Gabriele Burani e Gabriele Carlotti, sono una benedizione per la nostra diocesi. Prima perché abbiamo bisogno, bisogno di preti che ci aiutino a animare le nostre comunità e soprattutto a dare la formazione necessaria perché le nostre comunità diventino adulte e possano anche con la sua ministerialità stare al servizio uno delle altri. Quindi Burani, lui prende in mano più la città e anche i quartieri, che in ogni quartiere c'è una cappellina, e lui ha trovato troppa devozione popolare, un devozionismo. Quindi lui pian piano si è messo nel campo della formazione, quindi sta collocando la parola di Dio in mano del popolo e per quello le sta aiutando para che si accostino a questa parola non di una maniera, di un modo fondamentalista, sino con un senso critico, il sapere che Dio ci parla soprattutto con la vita. La parola che hai in mano è una parola che Dio ha detto di scrivere per capire quello che Lui parla ogni giorno a ognuno di noi. Quindi io ringrazio a Padre Burani per questo lavoro settimana a settimana, e non so nel campo della parola di Dio, sino anche nel campo della celebrazione, della liturgia e anche della carità. Lui sta dando molto appoggio a un gruppo che sta facendo presente la Caritas parrocchiale e che con la forza di lui, la formazione, adesso stanno capendo che la carità è costitutiva anche della nostra fede. Questo lavoro che Burani sviluppa in città e Carlotti lo sviluppa nelle comunità ribeirinhas, come noi chiamiamo, o che quelle comunità che stanno lungo e Beiradões, del rio del fiume Issa. Se noi vediamo quelle comunità con occhi di economia, ne meritava fare quei viaggi lunghi per visitare comunità di 13-12 famiglie. Ma la Chiesa sempre si è preoccupata per più bisognosi, quelli che forse poca gente si ricorda di loro. Qui Carlotti è iniziato con un piccolo varco, ha fatto già non so quante visite a queste comunità e sta iniziando questo lavoro anche di formazione per che in ogni comunità ci siano quei ministeri che aiutano alla comunità a tomare coscienza e soprattutto a testimoniare la Chiesa di Gesù lì in quel luogo, in quel villaggio. E quindi adesso ha iniziato questo lavoro di formazione per formare ai due ministeri principali, come è quello della parola e per celebrare la celebrazione della parola, e quale anche del ministero straordinario dell'Eucaristia. Ma non solo è rimasto nella formazione, anche ha procurato vedere le necessità di questa gente, ha visto che l'acqua è un problema nell'Amazzonia, magari sia il luogo dove più acqua del mondo c'è, ma una cosa è l'acqua e un'altra cosa è l'acqua potabile. E quindi lui ha iniziato una risposta a questo problema dell'acqua potabile, aiutando a questa gente a raccogliere l'acqua della pioggia e dopo facendo il filtro e collocando l'ipoclorito, poter avere un'acqua potabile e così diminuire le malattie, soprattutto fra i bambini. Quindi per noi, io adesso che sono qui di visita a Limina, in Roma, ho approfittato anche questa presenza a Roma per venire a fare qui
una visita a Reggio Emilia, soprattutto per ringraziare la diocesi per questo dono di questi due presbiteri fantastici, visitare anche la famiglia di loro e anche dare un saluto al nuovo vescovo Don Giacomo, che così cominceremo anche queste conoscenza, e credo che lui continuerà a appoggiarci e aumentare questo gemellaggio, e spero che sia anche un va e viene. Credo che il contributo che questi due padri ci danno sia anche devoluto con qualche contributo a livello pastorale e soprattutto a livello di fede entro le due chiese. Sempre siamo attenti di procurare aiutare ai nostri lanci a redescoprire il suo compromesso battesimale. Quindi non è solo perché non ci abbiamo preti che dobbiamo pensare nei laici, no. I laici per il battesimo hanno anche i tre muni del proprio Cristo: il sacerdozio, essere profeta e anche re nella società. E quindi questa parte più sacerdotale e profetica deve essere anche la reale, sviluppata nelle sue proprie comunità. E quindi all'inizio c'era qualche ministro che preparavamo e andava di comunità in comunità aiutandolo a celebrare la domenica come il giorno del Signore. Da alcuni anni fa, e per questo movimento che anche nel sinodo è apparso con molta forza, abbiamo cominciato questa formazione dei ministri della parola e ministri anche della liturgia, per che ogni comunità possa celebrare la domenica come il giorno del Signore. Chi c'ha il presbitero c'è la messa, e dove non c'è sono questi ministri che aiutano para che il popolo possa celebrare la parola di Dio.